Ciao a tutti ragazzi, sono Make-A-Wish e in questo video ci andiamo ad aprire un box intero dell'espansione di carte Pokémon di cui tutti si sono dimenticati e io non capisco il perché. Sto parlando ovviamente di Battle Region, l'espansione giapponese uscita non più di 2 settimane fa che contiene tutti i nuovi starter di Hisui, contiene delle nuove carte Shining, ci sono le nuovissime CHR e delle fantastiche CSR. Ragazzi, questo è un set davvero tutto da aprire e beh, qua dentro ci sono le carte che comunque usciranno anche in Lucentezza Siderale, il nuovo set di carte Pokémon internazionale che da noi uscirà intorno a maggio. E come ultimissima cosa, prima di lanciarci in questo spacchettamento, vi ricordo che questo box, così come carte singole e altri prodotti di carte Pokémon giapponesi, li potete acquistare direttamente dagli amici di PokéStore Europe. Sono dei ragazzi con cui, da qualche mese collaboro, mi trovo davvero molto molto bene e se volete appunto controllare quali sono i prezzi che fanno, vi consiglio di andare direttamente qui sotto e vi lascio il link del loro canale Telegram, sono consigliatissimi. Ok, allora intanto che ci apriamo questo boxetto con tra l'altro appunto tutti gli starter di Hisui qua in copertina, diciamo, possiamo iniziare a parlare di quello che vorrei trovare assolutamente qua dentro. Allora, sicuramente la CSR di Misty, davvero quella è incredibile, proprio una carta bellissima. Poi direi la Shining di... direi di Greninja, che forse quello è un Pokémon, diciamo, un attimino più importante tra le 3 Shiny all'interno di questo set. E poi, tra le V c'è anche una V del nostro Typhlosion di Hisui, che è davvero speciale. Quindi queste sono le 3 carte che vorrei trovare all'interno di questi 20 pacchetti, 6 carte all'interno di ogni pacchetto e... dai, partiamo! Come al solito, per aprire i pacchetti giapponesi mi faccio sempre aiutare dalla forbice, perché sono davvero difficilissimi e quindi insomma preferisco fare un taglio netto con la forbice. Poi, altra cosa importante, il trick su questo dovrebbe essere così: sposto in avanti l'ultima carta, che dovrebbe essere la reverse, e la penultima invece dovrebbe essere lo slot della rara. Abbiamo uno Stunfisk, Heracross super bello. Guardate che speciale, bellissimo. C'è già qualcosina. Basculation. Questa, anche se non si capisce molto molto bene, è il nuovo pattern reverse con le Pokéball. Magari su una carta un po' più scura riusciamo a vederlo meglio. E dietro... abbiamo il nostro Chandelure. Proseguiamo con il secondo pacchetto. Spostiamo tutto e via. Ultima carta, la spostiamo in avanti e si riparte. Gloom fantastico, questo non bisogna neanche scoprirlo, è disegnato dal maestro Komiya. Poi abbiamo, una del profumo. Wow, super bello! E anche qui il pattern reverse non si vede tantissimo, però cavolo, potrei quasi specchiarmici, non so se vedete. E dietro... oddio! Subito! Eccolo qua! Ragazzi, queste sono le nuove Sparkling, quindi sono 3 Pokémon Shiny. Vedete appunto, la rarità è di tipo K. Molto, molto, molto bella. Guardate che tipologia di olografia hanno fatto a queste carte. Non è sicuramente il nostro Greninja, ma è il nostro Hawlucha Shining. Dai, fa un gran bell'effetto tenuto in mano. Mi piace super, super tanto. E tra l'altro abbiamo scoperto che quindi anche queste carte Shining stanno nello slot della rara. E così, molto probabilmente, tra l'altro, abbiamo trovato l'unica Shining presente, l'unica Sparkling, scusatemi, perché in realtà dovrebbe essere una Sparkling cosiddetta, l'unica presente nel box, perché da quello che ho capito ce n'è solo una per box, ma adesso vedremo appunto. Abbiamo Scyther con tra l'altro luce proprio qui dietro, poi Ralts, fantastico, qui ci sono tantissimi disegni che vengono direttamente presi praticamente dal gioco. Oh, e abbiamo il nostro Samurott V, ovviamente il Samurott di Hisui. Bello, 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 versione buio, fantastico, fantastico. Siamo partiti davvero straforti con questo spacchettamento. Vediamo se riusciamo a continuare così. Ok, una davanti, ci spostiamo e via così. Litleo, forse ho già visto qualcos'altro che brilla, Raiorn,
uno spara energia, forse. Relicant. Un'altra reverse, questo sarà miele. E Gallade raro olografico. Per carburare non è affatto male. Ovviamente, tra le V, ricordo, vogliamo assolutamente trovare quel Typhlosion. E ovviamente, altra cosa che magari non vi ho detto a inizio video, qui dentro comunque continuano a esserci le V-Star. E ci sono le V-Star, o le V-Astro per noi italiani, ci sono quelle dei Pokémon starter di Isui. E continuiamo con le olografiche, abbiamo un Keldeo. E ho già perso il conto dei pacchetti, ragazzi. Beh, magari fatemi sapere che numero di pacchetto siamo in questo momento. Una in avanti e si continua alla grande. Ok. Con B. Vespiquen, paurosa. Amoswine. Uno spara qualcosa, spara energie e... E abbiamo un Garchomp V. Garchomp V non male. E ovviamente, ecco, Garchomp ha la CSR, la Character Secret Rare con Camilla. Quindi altra carta che se dovessimo trovarla in questo spacchettamento, mi sa che mi gaserei molto. Insomma, ragazzi, è proprio per questo. Io veramente non capisco perché non abbia così tanta attenzione questo set. Perché in realtà è davvero... È pieno di carte super interessanti. Veramente, dovrei capire perché succede questo. Vediamo. Fantastico. E continuiamo. Abbiamo il nostro Miltank, che questo però tecnicamente non è in leggende Pokémon Arceus. Vero? Ragazzi, questo è il classico intermezzo dove vi chiedo di lasciarmi un like su questo video se volete supportarmi e soprattutto di iscrivervi al canale se non l'avete ancora già fatto. L'obiettivo è di raggiungere i 10.000 iscritti e ho assolutamente bisogno del vostro aiuto per poterci arrivare. E adesso continuiamo con lo spacchettamento. Proseguiamo senza indugi. E saremo già quasi a metà di questo spacchettamento che per adesso direi che è andato abbastanza bene. Basculin, non mi ricordo come si chiama, però c'è questo Dwebble qua in fondo, chissà cosa sta facendo là. Wow, Roselia, molto molto bello, sebbene non riusciamo bene a vedere, volevo cercare, ecco, forse, ecco, così si vede benissimo il pattern reverse, guardate che roba. È fantastico, ragazzi, è fantastico. E qui abbiamo un Kleavor raro olografico. Bellissimo, bellissimo. Davvero, ragazzi, e poi non lo dico più, però questi Pokémon di Isui sono partiti abbastanza male, nessuno sapeva cosa aspettarsi, ma in realtà a me piacciono abbastanza. Però, ovviamente, possono piacere e non piacere. Stampisk, Jinx... Relicant, non mi ricordo come si chiama. Oh! Oddio, dietro c'è qualcos'altro. Qua abbiamo un Wyrdeer CHR. È vero, perché, ragazzi, non avevamo ancora trovato neanche una CHR. E dietro... E dietro abbiamo il nostro Typhlosion di Isui V-Star. Bello, dai, bello, bello, bello. Sebbene sia ancora disegnato da 5-Man Graphics... Dovrebbe essere disegnato da qualcuno che sa realmente disegnare le cose fatte bene. Però, ragazzi, intanto la nostra prima CHR con Wyrdeer ce la siamo portata a casa. Questo set non deve essere poi così tanto complesso da completare, ragazzi, perché veramente ha 67 carte nel set regular e, diciamo, poche carte fuori serie. Quindi, se state cercando un set da completare, secondo me Battle Region potrebbe essere una buonissima soluzione. Noctowl, strabello, super dinamico. E anche questa qua, questa non è una CHR, anche se abbiamo il nostro protagonista di leggende Pokémon Arceus. Ecco qua abbiamo preso la Secret
Rare. Purtroppo, ragazzi, questo potrebbe voler dire che se abbiamo trovato il generale del villaggio Giubilio, che in realtà appunto non ricordo come si chiama, questo potrebbe significare che non troveremo una character secret rare, quindi appunto non Starmie con Misty e neanche Garchomp con Camilla. Speriamo di no, ma ho paura che questo potrebbe voler dire questo, insomma. Dai, continuiamo e scopriamolo assieme. Vediamo un po'. Uno in avanti e si continua. Glamiao, Ralts, questa è bellissima. Miss Magius, quello sarà il villaggio Giubilio. Roserade e Absol, yes. Poi ovviamente diciamo che a differenza dei miei ultimi video spacchettamenti, mi avete detto di velocizzarmi e sto cercando di velocizzarmi. Fatemi sapere se questa è una velocità abbastanza buona. Miss Drivus, disegno fantastico, ragazzi. Basculin, Combi, lei non so chi sia. Yes! Eccola qua! Ecco, questa CHR è fantastica. Questa CHR è davvero bellissima, ragazzi. Ovviamente c'è, molto probabilmente, c'è Cleavor ancora impossessato e il suo capitano deve un attimino nascondersi. E dietro... Yes! E dietro ci siamo beccati anche lui. Questa era la B che volevo trovare. Guardate un po'. Che bello. Queste, cioè, dovrebbero essere disegnate tutte così le B, ragazzi. Questa è... degna di un alternate artwork, secondo me. È bellissima, mi piace tantissimo. Wow. Wow, wow, wow. Appunto, guardando queste carte, è proprio impossibile non dire che la Pokémon Company non si stia impegnando per fare qualcosa di davvero memorabile in ogni singolo set. Anzi, più che altro sarà difficile prima o poi cercare di fare qualcosa di ancora più figo, Bellissimo questo Pucciena. Dai, velocizziamoci. E, ok. Virizion V. Ragazzi, ma quanti pull ci sono in questo set? E ce ne mancano... ce ne mancano pochi. Perché oltre a questo che ho in mano ne abbiamo ancora 5. Dai, direi che comunque abbastanza buono come pull. Credo che manchi ancora almeno una CHR. Vediamo se riusciamo a tirarla fuori. Rhyperior, grandissima. Bellissimo questo Stuntler. Questi Stuntler. E abbiamo Keldeo doppio. Attenzione, anche un'olografica doppia. Ma vabbè. Va tutto bene. Sono sereno, sono tranquillo. Dai. Uno in avanti e via. Il 150esimo con B. Villaggio Giubilio sarà... qua ha fatto un bel casino questo Porugly. Yes, è vero, mi ero dimenticato che c'era anche Maitiena come CHR. Questa forse è la CHR più carina, cioè questo Maitiena che sta tra l'altro guardando una torta a forma di Pucciena, di testa di Pucciena. Molto simpatico. Ovviamente Maitiena è impazzito, è contentissimo. E poi ci sono anche, non so se vedete, questi biscottini... a forma di Pokéball, a forma di Voltorb. molto bello. E dietro abbiamo, non mi ricordo assolutamente cosa. Bene, continuiamo. Vediamo se riusciamo a portare a casa qualcos'altro. Non saprei a questo punto, non saprei cosa potremmo trovare ancora. Roselia. Bella. E, ragazzi, continuano a venire fuori pull. Starmie V, che sfortunatamente poteva essere la nostra CSR, Character Secret Rare, che davvero... Basta, non lo dico più perché ve l'ho già detto mille volte. Quella è assolutamente la carta da trovare in questo set. È spettacolare. Un po' di miele. Noctowl. Reverse, lui sta benissimo. Pyroar. Terzultimo pacchetto.
E uno in avanti. Poi tra l'altro neanche tanto in avanti. No. Wishcash o Wizcash. E anche questa qua è molto molto bellina. Vai il plum. Penultimo pacchetto. Io credo veramente che abbiamo finito. I pull mi sa che proprio non ce ne sono più. Proviamo a vedere se così sarà. Non mi ricordo come si chiama quel Pokémon. Abbiamo un altro Rhyperior, Barboach e Wyrdeer raro olografico. Ultimo pacchetto per provare a trovare una seconda Secret Rare. Ma no, direi che è difficile, difficile che possa accadere. Ma non impossibile, non impossibile. Utut, ecco l'altra Character Rare presente in questo set che è fantastica. Ok, Noctowl, quindi niente CHR e dietro, attenzione, chiudiamo con una Viastro. E la nostra Viastro è... Ok, Samurott V-Star. Quindi ci siamo beccati il Typhlosion, ci siamo beccati il Samurott in entrambe le versioni. Sia V-Star che V per entrambi gli starter, e direi che è un ottimo modo per chiudere questo spacchettamento. Molto bene ragazzi, io direi che poteva andare sicuramente meglio, ma poteva andare anche molto 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 peggio. Onestamente a me Battle Region piace tantissimo, ci sono un sacco di artwork incredibili, delle nuove CHR fantastiche. Sfortunatamente non siamo riusciti a trovare nessuna delle due character secret rare, quindi Garchomp e Starmie, però diciamo che è stato comunque un opening, per quanto mi riguarda, davvero molto molto divertente. Detto questo ragazzi, se siete rimasti con me fino alla fine di questo video, vi chiedo gentilmente di lasciarmi un mi piace, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora già fatto e di condividere questo video con tutti i vostri amici. Da Make-A-Wish anche questa volta è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!